Finzione. 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 O realtà. Quando fecero il film Matrix, al quale noi ci ispiriamo, non esisteva Facebook, non esisteva Twitter, esisteva la finzione e la realtà, la pillola verde e la pillola rossa. Bene, ai tempi di Facebook e di Twitter è ancora lo stesso gioco, ma amplificato, soprattutto se di mezzo ci metti i cosiddetti influencer e soprattutto se di mezzo ci metti i politici, quelli che dicono di avere 2 milioni di follower, 3 milioni di follower. Beh, insomma, dei ricercatori di una università italiana e del CNR hanno scoperto la finzione. Cosa succede? I nostri politici in genere hanno milioni di follower, ma solo una piccola percentuale, che va dal 12 al 15%, sono veri follower. Alcuni sono inattivi, altri sono fake, come le fake news, altri sono robot. Pensate un po', Matteo Renzi su Twitter dovrebbe avere 3,3 milioni di follower, attivi solo 400.000. Luigi Di Maio, più modestamente, ha 276.000 follower su Twitter, soltanto 67.000 sono attivi, e questo vale per tutti i leader politici. Cosa vuol dire questa roba che vi stiamo raccontando? Che in ogni campo e in ogni epoca e in ogni tecnologia la finzione è sempre quel piccolo manifesto che i politici mettono davanti a sé per sembrare più fighi, ma alla fine la realtà è che sono deboli, debolissimi nei loro follower.